La notizia ANSA risale a oggi pomeriggio 13 ottobre 2010 alle ore 14:43. ANSA, Bologna, 13 ottobre. Sono oltre 1,300 milioni le persone a rischio sismico che vivono in Emilia-Romagna, 1650 le scuole, 196 gli ospedali a elevata criticità. E quanto risulta il primo rapporto sullo stato del territorio italiano realizzato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con il CRESME, presentato a Roma, complessivamente sono 725 i comuni italiani potenzialmente interessati ad alto rischio sismico. Inoltre, in Emilia-Romagna 825.000 residenti sono a rischio idrogeologico, 815 scuole e 100 ospedali, ANSA. E che cazzo aspettate a dircelo? Che ci svegliamo all'una di notte col letto che trema? Pezzi di merda!